C'est la cale d'un trois-mâts qui nous accueille bien des fois. Mais ce soir-là, c'est les tonneaux qui n'ont pas eu pitié de moi. Le réveil en pleine mer a eu raison du trop-plein pierre. Mon camarade, es-tu bien là? Oui, mais ça bouge, j'aime pas ça. On n'était pas des marins, mais l'aventure, on aimait bien. Les rêves de corsaire en pleine mer, c'était notre horizon lointain. Amici di Teleiride, un saluto da Giacomo Guerrini, puntata numero 22 della Tara, e oggi si principia a parlare del culturale, come diceva Benigni, dopo 21 puntate dedicate a tante cose. Per questo abbiamo richiamato con noi Riccardo Ventrella. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. E alla mia sinistra Federico Micali. Ciao, buongiorno. Allora, Ventrella, cominciamo subito, come dire, a contestualizzare la presenza di Micali qui oggi. Sapre il dibattito, perché insomma... Ora i nostri ascoltatori capiranno che cominceremo a parlare di qualcosa di molto, molto importante. Si parla, direi, dell'argomento un po' del momento, perché Federico Micali, regista di vaglia, inteso come regista valido. Non di comune. Non di sopra comune. Pratolino. È il regista del momento, perché esce finalmente nelle sale il film dedicato al cinema universale, e quindi film che racconta una delle più belle storie non solo di cultura, ma di vita, proprio di vita di questa nostra Firenze. Ecco, noi cercheremo di far capire anche a coloro che colpevolmente, avendo l'età, non hanno frequentato l'Universale, oppure sfortunatamente, non avendo avuto l'età, non l'hanno frequentato, l'importanza di questo luogo. Intanto io chiedo a Micali, perché un film sull'Universale? E poi diciamolo, è un film, io ancora non l'ho visto, nessuno l'ha visto, è un film sul luogo, ma poi è un film anche... sulla vita, su un periodo storico, su un momento. Esattamente così, l'Universale era per noi un teatro degli eventi fantastico, perché l'Universale era un cinema libero dove sono attraversati, sono stati protagonisti più periodi storici della città, perché l'Universale era un luogo di incontro, era come a me piacerebbe che fosse un cinema, no? Quindi dove c'è un interscambio culturale, dove c'è un dibattito che non è il dibattito quello successivo al film, ma è un dibattito interno e all'Universale anche esterno, perché normalmente i film venivano commentati sonoramente all'interno, certo, durante, è una parte bella, durante diciamo, la proiezione, per cui all'Universale sono realmente attraversati vari periodi storici. E quindi all'interno di questa struttura noi abbiamo sceneggiato alcune storie, fondamentalmente la storia di tre ragazzi che sono bambini degli anni 60, quindi frequentano l'Universale quando ancora l'Universale era un cinema di quartiere, una terza o quarta visione. Via Pisana, ricordiamolo. Sì, poco dopo la porta San Fediano. Sì. E quindi molto sanfedianino anche come modo di fare. E però poi loro crescono, e quindi sono adolescenti, crescono negli anni 70, quindi vivono la Firenze degli anni 70, quella dove entra pesantemente la parte politica, la parte del movimento, e quindi rende vivace il cinema anche attraverso proiezioni con autori importanti, che però all'Universale in qualche modo venivano smontati in questa eloquenza dei fiorentini, insomma, non si ferma davanti a nessuno. Esattamente, però erano comunque film di altissimo livello, e la storia poi ci conduce negli anni 80, dove l'Universale in quel caso diventa meno protagonista e diventa, diciamo, più protagonista la storia dei singoli, che però trova sempre un radicamento molto forte all'interno dell'Universale, perché anche la storia cittadina degli anni 80 nasce in qualche modo all'interno dell'Universale. Penso alla parte musicale, no? Qui abbiamo un professore degli anni 80, l'abbiamo chiamato apposta, Ventrella. Possiamo dire che l'evoluzione dell'Universale, come dire, in piccolo ripropone l'evoluzione della città e della società, perché abbiamo parlato di un cinema impegnato, seppur, come dire, con la capacità di dissacrare i fiorentini degli anni 70, negli anni 80 l'Universale si trasforma e diventa qualche altra cosa, no? Sì, più che la programmazione cambia, è la fruizione che si evolve, cioè già negli anni 70 c'era questa grandissima partecipazione in senso critico. Mi ricordo c'era la possibilità di scegliere il film mettendo la crocetta su che film volete vedere, per esempio, insomma, c'erano queste cose che poi fanno uscire l'Universale da quel semplice essere un cinema di seconda e terza visione, che tra l'altro è una cosa che adesso sta ritornando, la seconda e terza visione. Il digitale ci ha riconsegnato questa modalità di rivedere i film dopo tanto tempo dalla prima uscita in sala,
e diventa un luogo in cui proprio c'è quella che il compianto Umberto Eco avrebbe chiamato la fruizione cultuale delle pellicole. Qui ci vuole altissimo, ragazzi. I sottotitoli, cioè i film, le pellicole vengono riproposte anche ciclicamente. Sono dei film che all'Universale vengono dati, se non tutte le settimane, tutti i mesi. Io ricordo c'è un periodo di Arancia Meccanica, andava alla grande all'Universale. È uno di quelli che ha creato la sua leggenda, però per esempio anche film un po' più strani, per esempio Heavy Metal, che è un film musicale a cartoni animati che trova lì l'incubazione del suo grande successo, per non parlare di tanti altri film musicali. Per esempio c'è stato un film che ha portato il 3D nei cinema molto prima, Easy Rider con l'ingresso della Vespa, no? E anche questo è un episodio che credo il tuo film riporterà. Beh, non possiamo non riportare l'episodio della Vespa, che fa parte un po' della mitologia cittadina, no? Di quando questa Vespa esiste, tra l'altro, è il personaggio, mi hanno detto che è tuttora vivente. Colui entrò con la Vespa, fa parte, sta assieme, pare. Questo fa parte della mitologia del cinema, tanto è vero che noi, visto che sono in tanti a raccontare, di sapere quantomeno chi è il centauro, molti dicono di essere lui stesso, loro stessi, eccetera. Ecco, noi abbiamo voluto lasciare questo mistero facendo entrare la Vespa nel nostro cinema, coprendo la faccia del centauro con un casco, cosa che all'epoca non c'era, però per noi era necessario mantenere questo stratagemma per non svelare, per non dare la faccia neanche a un attore, perché è giusto che rimanga nel mito il chi sia stato. Beh, direi di sì. Ci sono altri episodi, no, che hanno consegnato l'Universale al mito, Riccardo? Ma sicuramente il trattamento riservato alla maschera, alla cassiera, che erano oggetto di questa litania a com'è tutti la gli maschera spettatori. E la cassiera che, insomma, a tutti gli spengimenti di luce, sì. Perché poi c'erano delle cose che si ripetevano e una specie di liturgia dell'Universale, possiamo sì, dirlo. Sì, che si dovevano ripetere, se no, insomma, non, la proiezione non era completa se non c'erano questi che in linguistica si chiamerebbero le soglie del testo, insomma, tutto quello che sta attorno alla fruizione di un qualcosa. Poi c'erano dei film che erano particolarmente indicati. Ben si prestavano, ecco. Per esempio il cinema di Tinto Brass, la chiave, dalla chiave in poi soprattutto, era veramente un profluvio di linguistica avanzata. Mi ricordo della chiave quando l'uomo anziano non consuma con la Stefania Sandrelli, mi ricordo cosa non venne giù. Ci sono degli inviti pesanti che tra l'altro ci richiamano a quello che succede in un altro film di culto, che poi anche lì veniva dato diverse volte, che è Berlinguer ti voglio bene, che si apre con questa sequenza nel cinema porno, insomma, è tutto molto bello. Tutto al cinema, sì, sì, è vero, c'è un collegamento molto forte di quello che era in qualche modo il cinema di provincia, perché probabilmente San Frediano negli anni 70 era ancora provincia. Però sì, c'era questo interscambio molto forte tra pellicola e pubblico. Infatti non è un caso che appunto si dice anche nel film che all'Universale dello spettacolo era il pubblico oltre il film, perché era appunto il valore della sala, il valore del luogo. Era il valore anche delle persone che comunque conducevano questa attività. Io mi ricordo Trattative Infinite con la maschera sul prezzo del biglietto, che era inevitabilmente variabile. Assolutamente sì, c'era un doppio ingresso, quello naturale della cassiera e quello di sguincio, diciamo, dalla maschera con cui si patteggiava un prezzo d'ingresso. Mentre era, possiamo dire che l'Universale rappresenta comunque una frontiera di fruizione della cultura che forse adesso manca nella società di adesso? Perché ora mi sembra sia tutto molto regimentato, molto standardizzato. Siamo abituati a un po' alla setticità, cioè ad andare al cinema, a vedere il film più o meno in silenzio, che si faceva anche allora ovviamente. Quello, diciamo, era uno spazio di libera espressione che comunque ha fatto conoscere a tanti giovani un cinema fondamentale, anche un cinema d'autore, ma anche film, per esempio, per me il cinema di John Belushi, per esempio, io l'ho scoperto all'Universale, ma anche film
minori, tipo 1941, Attacco ad Hollywood, che è un film meno conosciuto, anche se è un film di Spielberg, però ecco, li ho conosciuti lì. Ed è tra l'altro uno spazio libero che si è mantenuto nel passaggio tra due differenti periodi storici. Gli anni 70, dove era comunque uno sfogo da tante altre cose tristi che c'erano fuori, solo la situazione politica e sociale, ma anche il diffondersi della droga, insomma, tante cose brutte che poi c'erano non solo in quel quartiere ma anche in città. E poi invece gli anni 80, che erano sicuramente più divertenti e dove quella maniera di stare davanti allo schermo è diventata proprio lo spirito dei tempi. Beh, tra l'altro diciamo che l'Universale ha poi condizionato anche il lessico di noi fiorentini, perché ad esempio a burracciuganianè è qualcosa che nasce all'Universale e poi tutti i derivati, ecco. E nasce non a caso durante la proiezione di L'ultimo tango a Parigi, no? Dove Marlon Brando sfodera il burro e qualche genio dalla sala si alzò dicendo a burracciuganianè, che adesso che continua è a essere ovazione a seguire. Ovazione a seguire, anche perché non era facile. E no? Poi lì c'era la sfida, no? Tra chi trovava il termine più bello, più divertente. E ancora adesso a burracciuga lo senti a giro, non so quanti lo riferiscono all'Universale, perché in qualche modo è diventato un lessico familiare. Esatto, che è stato ormai assorbito dal nostro vocabolario. Michali, a te, diamoci del tu, cioè, piace indugiare, no, con quello che poi rappresenta il cuore della nostra città. Penso anche al funerale del Perozzi che è stato rifatto, questa opera insomma che poi ha coinvolto un quartiere e una città. Come sei arrivato a raccontare l'Universale, a scegliere l'Universale per raccontare poi questa storia? Perché poi questa non è la storia dell'Universale. No, ma infatti, allora, io devo dirti che mi trovo particolarmente a mio agio quando i progetti su cui lavoro sono condivisi. E anche questo dell'Universale, già lo stiamo vedendo in questi giorni prima dell'uscita, si è appoggiato veramente su una condivisione popolare molto forte. Ma la nostra testa è un finanziatore, se non ho capito male. Sì, io ho partecipato al crowdfunding. C'è stato un crowdfunding, ma anche per tutta la fase delle riprese, le comparse, è stato un film molto difficile perché ha spalmato su 3 decenni con un sacco di attori, un sacco di comparse e un budget che non, teoricamente non lo permetteva, per cui veramente questa condivisione è stata molto forte. Come è nato? Beh, a Firenze l'Universale è sicuramente un pezzo di cuore, per cui è stato automatico. Io tra l'altro avevo fatto già un documentario qualche anno fa, ma in ogni caso queste sono storie che senti raccontare dall'adolescenza in qualche modo. Certo, come dicevo prima, noi abbiamo voluto utilizzare l'Universale come teatro degli eventi per andare a sceneggiare delle storie, che quindi sono delle storie che si svolgono all'interno di quell'ambiente, ma che nel piccolo ripropongono un po' quelle dinamiche che sono proprie di quegli anni. Ecco. Ecco, mi sembra di capire che la città stia già rispondendo all'appello di Michali, perché insomma c'è una sorta di tantam su questa prima visione che ci sarà il 12 aprile, ricordiamolo, al Teatro Verdi. I biglietti sono già in vendita, si possono acquistare anche online sul sito del teatro. Segno evidente insomma che questa è una storia che è entrata nel tessuto della nostra città, Riccardo. Poi ci sarà da capire se poi questa storia piacerà anche al resto d'Italia, no? Con un gioco di parole si potrebbe dire che è comunque una storia universale, nel senso che è una storia giocata sul filo della memoria. Ora non voglio dire che il nuovo cinema paradiso degli anni 2010, però è una storia giocata sul filo della memoria, che è vero che si riferisce nel vissuto collettivo a questo territorio, ma è anche vero che racconta poi questo desiderio anche di libertà, questa cosa della nostalgia anche di un tempo passato, che comunque è un valore oggi abbastanza condiviso, insomma l'industria della nostalgia, anche noi ci si campa, certo, ogni tanto. No, ma detto che comunque è un argomento trasversale, perché ogni città ha avuto un suo universale, che non è come il nostro, perché nel nostro riescono a sovrapporsi piani diversi,
però questa idea del proprio cinema, del cinema privato, del cinema dove comunque cresci, dove fai le tue prime esperienze, è comune a molte parti d'Italia e non d'Italia soltanto, quindi diciamo c'è molta attenzione. Il film uscirà su tutto il territorio, a Firenze esce il 14 dopo l'anteprima al Verdi, esce il 14 a Spazio Alfieri e al Cinema Stensen, però è un'uscita che avremo su un territorio nazionale e siamo curiosi di vedere che gli cosa attori potrà... che hanno interpretato questo film come hanno reagito, se lo conoscevano questo cinema? Allora, ci sono due tipi di attori nel film. I tre protagonisti, che sono comunque dei ragazzi, sono dei 24-25 anni, perché avevo bisogno di attori che facessero un percorso molto, molto, molto lungo del tempo. E quindi sono Francesco Turbanti, sono Matilda Luz e Robin Mugnaini. Mugnaini è di Firenze, quindi conosce molto bene la storia universale. Turbanti è di Grosseto, ma la conosceva lo stesso. Matilda Luz è italo-americana, infatti dopo l'Universale ha girato un film per Hollywood che è Rings, prima di fare poi la protagonista del film di Lucino, e quindi è stata molto attratta da questa storia e ci si sono in qualche modo intuffati dentro. Tutta un'altra serie invece di personaggi come Paolo Ender, come Claudio Bigagli, come Paolo Senesi, Anna Meacci, Maurizio Lombardi, invece ce l'avevano proprio nel DNA, la conoscevano molto bene, quindi è stato più facile per loro rinverdire un passato. Allora, caro Riccardo, io sono andato a vedere un po' le opere di Micali e ho visto che oscilla tra documentari importanti anche di denuncia, penso a quello dedicato ai fatti della caserma Diaz, al Social Forum, e a questi che sembrano un po' più di cazzeggio, passatemi il termine, visto che parliamo dell'Universale. È un po', Micali, la trasposizione in regia di quello che era l'Universale, cioè grandi opere ma anche la possibilità poi di spaziare sulla risata? Sì, anche credo, insomma, un certo attaccamento al raccontare delle storie, che poi è una cosa che spesso al cinema manca. Insomma, al cinema, se non si racconta una storia, non è che si va tanto lontano. E credo che questa passione... Sono questi lentissimi, poi dicono, ma che bellissima fotografia, generalmente. Sì, no? Ma film parlesi, che fotografia. Invece questo attaccamento a raccontare delle storie anche con una vicinanza emotiva, sentimentale a quello che si racconta, credo sia una cifra abbastanza importante. Io ovviamente poi questo film non l'ho visto, ho visto solo qualcosa che è passato tra trailer, piccole anticipazioni sui social, insomma. Però insomma mi sembra che questa passione emerga, che poi a volte è una passione civile, a volte è una passione narrativa, però emerga anche da questa, che non è una storia facile da raccontare, perché poi chiunque abbia dei ricordi finisce per essere coinvolto, e quando si è molto coinvolti le attese saranno altissime, è difficile raccontare bene qualcosa che in qualche modo ti coinvolge parecchio. C'era una vecchia regola dei Cahiers du Cinéma che diceva che se un film ti era piaciuto molto non lo potevi recensire, perché non ne potevi parlare con il consueto distacco. E allora credo che con il beneficio di vederlo, però gli vada dato merito di aver affrontato con coraggio un argomento dove scadere nel banale è facile, coglierne, l'essenza. Come io credo, l'essenza di esemplarità di quella storia, non solo in un quartiere, non solo in una città, non solo in alcuni periodi storici, ma proprio come maniera di vivere un fenomeno bello come il cinema, insomma, questo sia un merito che gli andrà ascritto. Vedevo questo, Micali annuiva. No, annuivo, sì, io sono un po' terrorizzato. Possiamo dire una cosa, probabilmente la sfida per Micali non sarà vedere quelli della nostra generazione dire che era esattamente così, ma sarà far vivere anche per un istante alla nostra generazione quell'emozione che si viveva in quel momento. E questa è la sfida. Allora, mentre scrivevamo il film mi prendevano in giro gli altri due sceneggiatori, perché mi dicevano che avevo la sindrome del tabaccaio di Via Pisana, ovvero quello che mi avrebbe detto: sì, bravo Micali, bel film, però la cassa era già un po' spostata. Chiaramente non potrà essere un film dove
si ritrova l'universale, chi lo ha vissuto non ci potrà ritrovare l'universale in com'era. Tutto e per tutto com'era, anche perché non c'è più. Già l'abbiamo dovuto ricostruire in un cinema a Pontassieve, il più possibile analogo, ma chiaramente diverso. Quello che ci interessava era riportare quel sapore, quell'atmosfera dell'universale, e all'interno di quella atmosfera immergerci nelle storie, che appunto il gusto di raccontare storie, che adesso si direbbe lo storytelling, no? Che fa più figo, ma sì, in realtà è lo storytelling. Il gusto di raccontare le storie. Mi immagino come avrebbero reagito all'universale di fronte al termine storytelling. Ecco. No, infatti non a caso abbiamo coinvolto io e Cosimo Calamini, fiorentino come me, che ha vissuto quella zona e quindi che conosceva già gli aneddoti dell'universale, abbiamo coinvolto nella scrittura Aydrun Schleff, che è Palmadora a Cannes con Moretti, è un nome importante della sceneggiatura italiana, che però non aveva vissuto quella storia e che quindi potesse dare un tocco a quelle storie indipendentemente dall'ambiente. Quelle storie dovevano comunque essere funzionali a un racconto a prescindere dall'ambiente in cui erano state inserite. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto. Riccardo poco fa ha sollevato questo tema, quello del ricordo, no? Quanto è importante il ricordo, quanto, come dire, il fatto che quando uno si guarda indietro vive sempre un po' di questa felicità allo specchio, e quanto invece c'è di sostanza in quegli anni che vogliamo ricordare. Ma è sempre un equilibrio abbastanza difficile, che poi adesso appunto c'è una vera e propria industria della nostalgia, del ritorno del passato. Mi ricordo che quando noi andavamo all'Universale negli anni 80 c'era Gianni Minà e i fantastici anni 60. Esatto. Stiamo vivendo qualcosa di analogo, mi chiedo. Ma sì, poi ciclicamente, sì. Diciamo, gli ultimi anni che hanno voluto dimenticare il passato sono stati gli anni 70. Poi dagli anni 80 in poi abbiamo sempre ricordato qualche cosa, che in generale era 20 anni prima. Poi dagli anni 80 ci siamo dedicati a ricordare gli anni 80, che è un fenomeno che non finisce mai. Che sono stati distrattati da tutti, ma sono sempre lì. È un fenomeno che non finisce mai, che siano terminati o no, ritornano ciclicamente anche in questi giorni, sono usciti altri libri, insomma, ci prepariamo di nuovo ad accogliere Duran Duran, insomma, siamo sempre un po' lì, ma credo che ci sia un equilibrio che poi ogni generazione vive crescendo tra quello che è il proprio presente e il proprio passato. Ci sono poi delle esche che sono come le Madeleine di Proust, insomma la briochetta che la assaggi e ti ricorda. Questo film mi ha per esempio invitato ad andare a spulciare i veri ricordi miei dell'Universale, cioè il primo film visto lì, che era poi The Wall dei Pink Floyd. Era un grande classico anche dei Era un grande classico, film mitici. Mi sa che abbiamo visto su per tutti gli stessi film. Sì, ma poi film mitici che io ho scoperto lì, per esempio Quadrofinia degli Who, visto per la prima volta lì, dicevo il cinema di John Belushi. Quindi ci sono ogni tanto delle cose che ti servono a guardarti indietro, ma che credo poi debbano essere carburante per guardare avanti, perché sennò diventano un bel discorso rimpianto. Ecco, invece e noi non vogliamo sta facendo discorso alla nazione Ventrelli. Esatto. Noi non vogliamo rimpiangere l'Universale, perché l'Universale non tornerà più, insomma, ci faranno. Però quello spirito potrebbe aiutarci, no? Era uno spirito positivo di partecipazione, ma anche di sentirsi parte di un qualcosa, che secondo me era importante. Poi alla fine il film era spesso uno sfondo, ma tanti di quei film poi sono rimasti, sono passati, sono appunto dei ricordi, e credo che debbano essere una spinta, perché secondo me per esempio adesso il cinema sta vivendo un ritorno di partecipazione, e per esempio una delle sale in cui uscirà questo film, Lo Spazio 1, che sta vivendo una seconda giovinezza proprio grazie alle seconde e terze visioni, Spazio Alfieri, ma anche Spazio 1, stanno vivendo proprio di scoperte di questi film, e credo che questa sia una cosa importante, cioè una maniera di tornare al cinema che prima non c'era, e adesso piano piano comincia a ritornare proprio come voglia di partecipare e di vedere. Possiamo dire, in un periodo bellissimo discorso, che ci vorrebbero gli applausi di sottofondo,
che in un periodo in cui, come dire, è tutto perfetto, è tutto industriale, noi abbiamo Sky a casa, quindi i grandi film ogni secondo, quello che vogliamo, ecco, torna un po', come dire, di voglia, come diceva Riccardo, anche di artigianalità, di qualcosa disegnato proprio su misura per te, di un cinema magari che ti propone qualcosa a cui tu non avresti pensato, perché fuori dalle guide di Sky, fuori dai trailer. Ma guarda, io rispetto qualsiasi tipo di cinema e qualsiasi tipo di sala, però c'è una cosa che mi manda veramente in bestia, è quando vado al cinema e finisce il film, mi trovo nel parcheggio, perché accade in molti cinema, no? Che invece di uscire dall'entrata principale, ritrovarsi sì, magari al bar o davanti sì, ai cartelloni, la strada è il parcheggio, e quindi tu alla fine ti trovi da solo, senza poter in qualche modo scambiare anche a pelle, anche forse soltanto gli sguardi, le sensazioni con gli altri, e questa credo che sia una grossa mancanza, perché il cinema vive anche di questo, no? Vive dell'interazione con le altre persone, dell'approfondimento successivo, delle cazzate che magari ti viene in mente di dire sui personaggi. È per questo forse che a Firenze c'è una stagione dei festival molto importante, perché con i festival ha questo elemento di incontro e di successivo al film si mantiene. Ecco, se noi vogliamo e possiamo dare un post a questo film, è proprio questo, cioè un messaggio un salvataggio, un salvagente a quelle che sono le sale cinematografiche, le monosale, le art house, dove appunto è ancora importante, è ancora necessario che questo tipo di film, questo tipo di cinema esista. Ecco, possiamo dire che queste art house, come ha detto Micali, dovrebbero però fare le art house e non i film, cioè non darci quei film che vediamo in altre grandi multisale, no? Perché poi alla fine perdono per forza. Invece calibrarsi su un altro tipo di proposta potrebbe risultare vincente. Sì, perché poi credo che adesso ci sia veramente spazio per tantissime forme di cinema, livelli anche di consumo diversi, e adesso con tutte anche queste piattaforme digitali, non solo le TV satellitari, ma anche quello che si vede sui tablet, sui telefoni, insomma, c'è veramente spazio per un consumo di un linguaggio audiovisivo che mediamente è anche fatto bene. Quindi identificare anche degli specifici di programmazione, non sovrapporsi, questo sicuramente è una buona strategia, che, insomma, lo ridico perché mi sembra una cosa importante, vedo che c'è voglia di cinema. Negli ultimi anni è ritornata la voglia di andare a vedere i film al cinema, perché oggettivamente questa televisione, non quella che facciamo noi, certo, che è una televisione di qualità, di livello, insomma, che veramente dà cultura proprio a piene mani, proprio a chi li è, a badilate, al mercato. Esatto. Però ecco, la televisione generalista ha un po' stufato, e allora c'è voglia veramente di vedere cinema, di scoprire cinema. Il cinema è anche un po' ovunque, perché in questa temperie non ci si può limitare a volerlo vedere solo al cinema, sono tantissimi luoghi e modi differenti e tutti dignitosi di vederlo, però c'è voglia di vedere film, e secondo me questo film esce proprio in un momento adatto, perché questo è un bellissimo spot per la passione per il cinema. Micali, siamo arrivati alla fine, vogliamo dare una raccomandazione, una chiave di lettura, qualcosa per chi verrà a vedere l'universale? Assolutamente no. Per esempio, si potrà parlare o è meglio? Ma certo, sarebbe un regalo. Sarebbe un regalo per me vedere in sala la stessa enfasi. Si può lanciare Ventrella. La chiave di lettura è la chiave, sì, intesa come film di Tinto Brass. Bene, allora io non so a che posto sarà seduto Ventrella. Io sono abbastanza indietro, quindi al limite possiamo lanciarle noi. Esatto. Qualche intervento. Porteremo degli oggetti. Porteremo anche degli oggetti. Siamo contenti a trovarli. Perfetto. Allora, grazie a Federico Micali e andate grazie tutti a vedere l'Universale, grazie a Riccardo Ventrella, la Tara torna la prossima settimana su Teleiride. Ciao. Dio rimane a percevere dans le corsage chiffré. Regarde bien mon vieux copain. Oh oui, elle avait le beau temps. C'était la fille du capitaine, elle était bien trop belle. Et quand elle remuait ses ballons, elle faisait péter les canons. On rêvait comme des cons, s'imaginant sous les jupons. On aurait mieux fait d'astiquer le pont, les vieux capitaines crochets. Oh,
Buongiorno, scusi, abbiamo fatto una trasmissione. No, sì, no. Perfetto. No, io da 20 anni che vivo a Firenze, se che magari. Se lo ricorda lei quando c'era il cinema all'Universale a Firenze? Ero ragazzo, si andava sempre in San Frediano, dimmi. Ci manca un cinema? Sì, ci vuole, perché quello teneva di molti ragazzi tutti uniti. E capitana, a vettine abbiamo a belle pure lo ciò. Ore te abbiamo plus che a poi, capitana, a vettine abbiamo a belle pure lo ciò. Abbiamo fatto una trasmissione sul cinema Universale, voi ve lo ricordate? Ma io me lo ricordo, cioè, era il nostro ritrovo, si andava sempre lì, non solo a vedere il cinema, chiaramente si faceva di tutto e di più. Il film più bello a vista all'Universale? Io mi ricordo Fuga di Mezzanotte, un film bellissimo, mi è piaciuto tanto. Che film è il film più bello a vista all'Universale? Chi se lo ricorda 40 anni fa, la memoria è corta.